Ciao a tutti e benvenuti su Solfatara News. Se volete restare sempre aggiornati sulla situazione della fumarola Pisciarelli, sul bradisismo dei campi Flegrei e vedere con i vostri occhi cosa sta succedendo attraverso i nostri sorvoli in drone, iscrivetevi subito al canale, attivate la campanella e seguiteci anche su Instagram e TikTok. È fondamentale restare informati, oggi più che mai. Questa mattina, venerdì 18 luglio 2025, alle ore 9:14, una violenta scossa di terremoto di magnitudo 4.0 ha colpito l'area Flegrea, con epicentro tra Bagnoli e Pozzuoli a soli 3 km di profondità. La scossa è stata nettamente avvertita in tutta Napoli, dall'area occidentale fino al centro e oltre. Tanti cittadini si sono precipitati in strada nel panico, i treni della Cumana e della Circumflegrea sono stati sospesi e i parchi pubblici immediatamente chiusi per precauzione. La paura è tornata fortissima, anche perché questa scossa è stata preceduta da circa un'ora di sciame sismico, con piccole scosse che hanno fatto da preludio a quella più forte. Al momento non si segnalano danni gravi, ma sappiamo bene, lo diciamo da mesi, che questi eventi, anche se non distruttivi, vanno a minare la stabilità delle strutture pubbliche e private. Sono come colpi ripetuti su un vetro, prima o poi anche quello che regge inizia a cedere. E proprio nei nostri video precedenti avevamo avvertito con chiarezza. L'attività della fumarola Pisciarelli, l'intensità delle emissioni, il costante innalzamento del suolo, tutti segnali inequivocabili di una crosta in forte tensione. Non era allarmismo. Era, e resta, esperienza diretta, maturata in oltre 20 anni vissuti su questa terra instabile. Noi non possiamo dirvi quando ci sarà la prossima scossa. Non abbiamo sfere di cristallo, ma possiamo vedere e sentire ciò che cambia ogni giorno. Possiamo osservare la fumarola, registrare il ritmo del respiro del vulcano e connettere questi dati ai bollettini dell'INGV, alle parole dei geologi, ai movimenti del terreno. Oggi è successo quello che temevamo. La scossa non è arrivata per caso. È figlia di settimane di tensione crescente, di un'attività sismica che non è più straordinaria, ma ordinaria, costante, cronica. L'INGV lo conferma. Il sisma è una manifestazione della crisi bradisismica in fase crescente e l'energia che si sta accumulando nel sottosuolo continua a salire. Basta guardare la fumarola di Pisciarelli. Fumo più fitto, getti più violenti, emissioni rumorose. È un segnale chiaro che non va ignorato. Quel luogo non è solo suggestivo. È una valvola di sfogo della caldera. È il punto in cui la terra ci parla. E la sua voce oggi è diventata più forte, più preoccupante. Il 30 giugno c'è stata una scossa da 4.6, la più forte degli ultimi 40 anni. Il 13 marzo 4.4 e ora questa. In meno di 5 mesi, 3 scosse sopra magnitudo 4. Mai così tante, mai così ravvicinate. Non serve essere esperti per capire che qualcosa sta cambiando rapidamente sotto i nostri piedi. Noi di Solfatara News non facciamo previsioni, non diamo numeri, non ci sostituiamo ai sismologi, ma viviamo qui e con i nostri occhi, con i nostri droni, vi mostriamo ciò che sta accadendo. Non è più tempo di ignorare. Non è più tempo di sottovalutare. Se abitate nei campi Flegrei o a Napoli, vi consigliamo con forza, ma con responsabilità. Conoscete il vostro piano di evacuazione. Tenete pronto un kit d'emergenza. Sapete dove andare in caso di forti scosse. Siate consapevoli, non allarmati, ma neanche indifferenti. Se volete continuare a ricevere queste informazioni vere, documentate, vissute, iscrivetevi ora al nostro canale. Attivate la campanella, seguiteci anche su Instagram e TikTok, dove pubblichiamo clip, mappe, interviste e sorvoli in tempo reale. E grazie di cuore a voi che ci seguite, ci sostenete, commentate e condividete i nostri contenuti. La vostra attenzione ci permette di andare avanti e di non spegnere i riflettori su un territorio che ha bisogno di voce. Noi siamo Solfatara News e vi accompagneremo ancora. Metro dopo metro, scossa dopo scossa, giorno dopo giorno. A presto e teniamo gli occhi aperti sulla terra sotto di noi.